Omega, orgoglio e splendente gioiello dei nove mondi. Da quando il padre di tutti gli dei ha aperto gli occhi, gli Asgardiani si sono schierati contro l'ira dei loro innumerevoli nemici. Ma l'ira è un'arma fragile. E questi sciocchi non hanno ottenuto nulla finora. Forse hanno bisogno di un piano migliore. Un piano astuto, pieno di ingegno, che tenga in considerazione il padre di tutti gli dei, naturalmente. Possente Odin, guida di Asgard. Se morisse, tutti i nove mondi cadrebbero nel caos. Ma è ben protetto. Qualcuno dovrebbe aprire le maestose porte di Asgard, lungo il ponte della Roma. E il piano dovrebbe includere il modo per neutralizzare Heimdall, colui che tutto vede. A lungo ha vegliato su Asgard e il suo benessere. Ma questo non se lo aspetterà mai. Non oggi. Stanno attaccando Asgard. Qualcuno deve aver escogitato il tempo. Quando sei pronto? Come facevi a sapere che non stavi colpendo il vero Loki? Perché non lasceresti mai che qualcuno ti colpisca? Sta succedendo qualcosa. Il freddo. Per i nove mondi, che succede? Qualcuno dovrebbe avvisare Odino. Sì, no! Asgardiani, gli Jotun sono qui per ciò che ci appartiene di diritto. Sbagliato, Jotun. Siete venuti qui per morire. Jotun! Alla battaglia! Per Asgard! Asgard sarà nostra! Jotun, come hanno fatto a superare Heimdall alle porte? Non importa, la pagheranno anche per questo. Devi raggiungere il Gjallarhorn e avvertire la città. Subito, fai attenzione, Sif. Certo, ti raggiungerò, ma ora va. Inizio.
usare altri acquedotti. Rimani qui. Devo raggiungere Yallaroth. Difendete la città! Principe di Asgard, hai ciò che è nostro, lo scrigno degli antichi inverni. Vatti da parte. No, nessuno di voi lascerà Asgard vivo. Ghiaccio vivo! Vieni qui! Sta fermo! Deboli Jotun! Devo raggiungere il palazzo. Jotun, alla battaglia! Non puoi vincere! La tua morte sarà la vita della morte.
Ho fatto più in fretta che potevo. Che cos'era? Era molto grande. No! Sif. Stupida. Avrei dovuto aspettarmelo. Silenzio. C'è qualcosa che non va. Ha salvato molte vite. Che questo pensiero possa darci pace. Le porte del Valhalla si apriranno al suo arrivo. Non voglio pace. Voglio giustizia. Tireremo i nostri uomini contro tutti gli Jotun del Niflheim. A che scopo? Gli Jotun sono confinati nel miserabile Niflheim. A che serve un'altra guerra? Porterà altre morti, altra miseria. Cosa ci guadagnerà Asgard? Vieni. Sif è morta. In passato ti dispiaceva se un asgardiano moriva. Questo non è il momento. Ci sono cose a Niflheim che è meglio non cambiare. Allora andrò da sola. Fermo! Come osi disobbedirmi? Non mi lasci altra scelta. No. Nessuno raggiungerà Niflheim. La mia ultima parola. Fratello, forse so come trasformare questa sconfitta in una vittoria. Raggiungimi il ponte della Copa. Vittoria o Valhalla per Asgard! Deboli Jotun! Loki, anche se il padre di tutti gli dei me l'ha proibito, devo raggiungere Niflheim. Perché? Che differenza farebbe la morte di una decina o di un centinaio di Jotun quando puoi sterminare la loro intera razza di bastardi? Thor, se tu potessi, li uccideresti tutti? Cancelleresti il loro regno per sempre? Se conosci un modo, dimmelo, e lo farò. Quando sarà il momento? Ora va all'osservatorio di Heimdall. Convincilo ad usare il Bifrost per mandarti a Niflheim. Poi parleremo del mio piano. Sif stava a cuore a Thor. Stava a cuore a tutti noi. Per questo ho deciso di risvegliarla con il potere di Odino. Se non lo faccio, temo che Thor ti sfiderà e dichiarerà guerra agli Jotun fino al giorno del Ragnarok. Sì, figlio mio. Se uso il potere di Odino per piegare il destino e sottrarre Sif alla sua ricompensa di guerriero, potrei impedire un massacro, l'olocausto. Il tuo dono calmerà sicuramente la sua sete di vendetta. E mentre ti servi del sonno di Odino per riprendere le forze, difenderà Asgard al tuo posto. Basta, figlio mio. Coraggiosa Sif. Presto Thor avrà bisogno di te e con esso tutti gli asgardiani. Oggi nego il destino. Ci
siamo. Tra qualche giorno Sif si riprenderà. Ora è tempo che io dormo. Asgard è nelle mani di Thor fino al mio ritorno. Dormi, padre. Dormi e io farò tutto ciò che è necessario. Per Asgard. E per Loki. No, Thor. Per decreto del padre di tutti gli dèi, non ti invierò a Niflheim. Ci andrò lo stesso, in un modo o nell'altro. Credi di essere l'unico a volere giustizia? È mio dovere vedere tutto, eppure ero salto al mio posto. Non è colpa tua, Heimdall. I Jotun ci hanno sottratto Sif. Andrò a Niflheim. Come vuoi, ma non sarò io a mandartici. Addio, Odinson. Fa quel che devi. Loki, ecco. Ottimo, fratello. Ora va a Niflheim, mentre Odino ride e festeggia nelle sue grandi sale. Gli Jotun non se lo aspetteranno. Spettacolare, lo trovo. Dal mio martello non mi interessa, Fanon. Dimmi come raggiungere gli Jotun. Abbi pazienza, fratello. Il piano, ricordi? Devi trovare il loro capo, Ymir. Dove si trova? Nascosto tra il ghiaccio. I suoi occhi riescono a vedere tutto nel suo ambiente. Trova i suoi guerrieri Jotun. Sconfiggili. E attirerai Ymir allo scoperto. Spargerò il tuo sangue. Sento la chiamata del Valhalla. Ce ne sono altri! Uccidete l'Asgardiano! Congeleremo l'universo! Siamo gli Jotun! Possesseremo di nuovo dello scrigno! Freddo paga! Sai chi sono io? Per Odino! Per Sif! Per Asgard! Ymir, fatti vedere! O altri tuoi figli del ghiaccio assaggeranno la forza del possente Thor! Mi stai sfidando, Odinson? Vieni allora. Se questo è il tuo destino, trovami. Deboli Jotun! Uccidete l'Asgardiano! Basta!
Non sei il dio delle tempeste, fratello. Puoi renderti le cose più facili. Questa tempesta ha un'origine sovrannaturale. Osa sfidarmi! Ymir sta usando quella torre per concentrare il suo potere. Qui! Questo passaggio conduce al cuore della tempesta. Senza torre, non ci sarà una tempesta. Faremo di te un pensatore. Del Valhalla! Osgard sarà nostro!
Ymir ti aspetta. Il ghiaccio sotto di lui nasconde una fessura enorme che porta dritto al cuore di Niflheim. La volontà di Ymir blocca il calore che proviene dalla fessura. E io la manderò in frantumi col mio martello. Questo esporrà i figli del ghiaccio di Niflheim ad una fonte di calore interminabile e infernale. E sia, entra, figlio di Asgard. È tempo di giustizia, Abominio! Il nome della coraggiosa Sif conoscerai l'ira di Thor! Sei lontano da casa, Odinson. Questo è il mio regno, e in esso cadrai. Questo posto! Vieni e combatti, Kodà! Ma basta così! Assaporate l'ira di Mjolnir! Pensavi davvero di poter farmi del male, Odinson? Io sono uno degli antichi, immortale, eterno. Vediamo se... Loki, Ymir è morto. Finché il ghiaccio si può formare, egli non può essere sconfitto. Ma è proprio questa la chiave del mio piano. Ammira la caverna dell'Eternità. Dentro c'è una potente arma che potrebbe sciogliere tutto il Niflheim. Sono incise nella lingua perduta di Odino. Perché mai Odino nasconderebbe un tale potere in questo regno ghiacciato di El? E capisce i capricci del padre di tutti gli dei. Spera in una pace che non arriverà mai. Forse ha perso il coraggio. Aspetta, figlio di Odino! Non capisci? La caverna non deve essere dissigillata. Lo giuro che i nove mondi soffriranno. Basta bugie! Non ti lascerò scatenare l'apocalisse.
Questa è pura follia! Grazie all'odio bruciante di milioni e milioni di anime! Torniamo a vivere! Siamo stati imprigionati dal vergognoso tradimento di Odino! Ma ora ci vendicheremo! Ad Asgard! Odino! Veniamo per te! Che cosa ho fatto? Loki! Dove sei? Fratello, sei vivo? Quella cosa... Odino l'ha imprigionata qui ed io l'ho liberata. Ora si sta dirigendo ad Asgard. Portami a casa, Loki. Ora! Attiva il Bifrost e portami a casa! Sarà fatto, fratello. Ora vado all'osservatorio. Tieni tu. Ah, Loki. So che sei là. Ulik, signore dei troll. Sono venuto a proporti un patto. Un patto? Sentiamo. Tu vuoi andartene da Vanaheim? Voglio che... Intrattieni mio fratello per un po'. I Vanir cercarono di ricreare il Bifrost, ma quei due non riuscirono mai a farlo funzionare. Però non riuscirci. Il Frost Grinder. Userò il Frost Grinder per portare qui Thor. Tienilo occupato mentre rimedio ai suoi danni e dimostro di essere un erede più adatto. E poi? Poi riporterò indietro Thor ad affrontare la collera di Asgard. E tu, Lord Ulik, lascerai questa prigione paludosa e tornerai a casa tua, a Nornheim. D'accordo. Dei nove mondi mi trovo. Guarda cosa ho trovato! Skraeling. La Brick de Stoffin Talk. Quella voce è la lingua dei Vanir. Sono a Vanaheim. Viridr Gitna, Trebaktal di Frostgrinder, Joransten Ajastek. Frostgrinder. È così che i Vanir chiamano quella patetica copia del Bifrost. Comunque, potrebbe riportarmi ad Asgard. E questo mi mostrerà la via. Attivazione. Zoktel Revaga. Mac. Abvenovez, Adken Rasgar. Sembra che dovrò fare alcuni lavori di manutenzione. Ecco il problema.
Ermac, Vosak Urdal, la Grandne Ranerget, Agopak Vebran. Legat la Paz Yodal. Urpaka, Urpatka, Sirfjor Fiaha. Jutakai Urbesna. Fevna detak, privakna frotek sabdek teprak. Jurino, Skreiling, Britnost, Jodriti, Fistak, Zakretik. Stai avvicinando troppo, Lucer. Nucleo energetico. Stupido Skrelling! È il momento di fare l'eroe. No! Jotun! Infernir! Alimentateci col vostro!
Vieni a prendertelo.
Questo è l'ultimo archivio storico dei Vanir. Volevamo dichiarare guerra ad Asgard. Per punizione, Odino ha invocato una terribile creatura chiamata Mangog, che si nutre di anime viventi. Il Frostgrinder doveva trasportare i nostri eserciti ad Asgard. Al suo posto ha inviato questa cosa mostruosa, con catene di metallo liquefatto, che scomparvero e tornarono ad Asgard. Non possiamo controllarla. Nessuna delle nostre armi ha alcun effetto. Il Mangog ci sta distruggendo. Nessuno della mia razza sopravviverà per sentirlo. Ma prima che la bestia fosse liberata, rilevammo nelle sue catene la presenza della scabrite, un minerale divino. Forse la scabrite esercita una sorta di potere sulla creatura. Lo spero, per il bene del mio popolo. Se stai ascoltando queste parole, la scabrite potrebbe essere l'unica speranza, non solo per i Vanir, ma per tutto l'albero cosmico. Mangog deve essere fermato. Abbiamo sofferto per molti anni, intrappolati nella terra dei nostri oppressori. Ora basta! Presto faremo il nostro ritorno trionfale a Nornal! Oh, impossibile! Ulic, non muoverti o ti ridurrò in polvere! Il Frostgrinder deve portarmi a casa! Ulic, aspetta! C'è stato un cambio di programma. Devi lasciare che Thor usi il Frostgrinder. Mi serve che torni ad Asgard. Solo allora ti invierò a Nornheim. Questi non erano i patti imbroglione. Ulic non cascherà nel tuo inganno. Nessuno userà il Frostgrinder prima di me. Uccidetelo! Bofetore insopportabile! Stai avvicinando troppo, Lucien! Scatenate la bestia da guerra! Avvicinati, Odinson! Finiamola qui! Yeah.
Spider! Freddy! Loki, dove sei stato? Come va ad Asgard? La situazione è tragica. Mangog ha spalancato i portali per permettere l'invasione nemica. Temo che anche Odino non possa nulla contro questa creatura, specialmente ora, indebolito dal sonno di Odino. Il sonno di Odino? Perché mai nostro padre era nel sonno di Odino? Che importanza ha ora? Il Bifrost è stato preso e Mangog si alimenta dell'odio degli invasori di Asgard. Non ha debolezze. Loki, Odino ha creato Mangog e l'ha incatenato con le catene di Scabrite. Ma la Scabrite si trova solo a Muspelheim. Vorresti affrontare gli Infernir nel loro mondo? Devo farlo. Per Asgard. Per l'intero albero cosmico. A Muspelheim, dunque. Ci rivedremo laggiù. Muspelheim. Non proprio Asgard, vero? Se non troviamo la Scabrite, anche Asgard farà questa fine. Gli Infernir usano la Scabrite per costruire le loro armature e armi. Può assorbire un'enorme quantità di calore. Trova la fucina infernale e troverai la Scabrite più pura. Poi prenditi una spada forgiata di questo materiale e... No. Il martello infuso della Scabrite più pura sarà l'arma che decreterà la fine del mondo. Stammi a sentire, fratello. Evita di batterti con il sovrano di questa terra desolata. Surtur.
Altra scabrite! Ci serve altra scabrite! Piccolo Dio! Non a partire di questa volta! La scarichiamo! Assaggia questa pimenta! Più avanti si trova la fucina. Sto cercando il portale che gli inferni usano per recarsi ad Asgard. Sei mio! Per Asgard! Thank you.
combattendo contro un figlio di Odino! Stai guardando il cuore pulsante di Muspelheim. Oltre quello scudo, troverai quello che stai cercando. La fucina e il portale per Asgard. Troverò il modo di attraversare lo scudo. Basta che guardi in alto. La Tridelle. Prima, però, devo rompere quelle ancore. Senti la fiamma! Perodino! Il tuo mondo sarà nostro. Non puoi nulla contro di me! Un'altra ancora. Ne manca ancora una. Le tue fiamme sono deboli! Ci sono più ancora. Facciamolo a pezzi! Mjolnir conquisterà le tue fiamme!
Ecco il portale. Ma per prima cosa la fucina. Si trova oltre quella porta, piena della scabrite più pura. Mjolnir è assetato. Devo andare. Aspetta, hai un piano. Devi avere un piano. Il mio piano? Compensare al danno causato dal mio stupido orgoglio, dalla mia rabbia cieca. Salvare Asgard. Ecco il mio piano. E quell'enorme porta? Pensi di poter bussare e chiedere permesso? Busso molto forte, fratello. Se questo è il tuo piano. Dalla scabrite più pura. Regge persino il confronto con la lancia di mio padre, Gungnir. Twilight, la spada della distruzione. La spada che si farà strada attraverso Asgard fino alla fiamma eterna. Surtur, signore degli inferni, che tu mi sia destino. L'invasione termina qui. Sacrilegio!
Mjolnir assorbirà il potere della Scabrite. Passeranno secoli prima che una nuova Twilight venga di nuovo forgiata. Tornata. E con il potere della Scabrite. Dov'è Mangok? Odino lo sta affrontando nell'Olfing. Allora vado. No, Thor. Dobbiamo rimpossessarci dell'osservatorio. Secondo Odino, Mangok sarà invincibile finché non distruggeremo le orde che alimentano il suo potere. Heimdall e la signora Sif difendono l'osservatorio da soli, anche se non so quanto a lungo resisteranno. Sif! Evviva! È una storia incredibile. Devi sapere. Un'altra volta, fratello. Ora devo raggiungere i miei guerrieri all'osservatorio. Sì, ed io radunerò le nostre difese. Einherjar! Avete una seconda occasione di gloria. Andate e difendete la città! Sif, Heimdall, nonostante le spiacevoli circostanze, sono contento di rivedervi. Thor, sei tornato. Ora possiamo combattere gli invasori. Sappiamo che Mangok si nutre di odio vivente. Quindi dobbiamo occuparci di questo, prima di passare a Mangok. Odino non resisterà per sempre. Dobbiamo annientare le forze nemiche. Thor, vai in cima al palazzo. Da lassù dominerai tutta la città e potremo respingere gli attacchi. Ti aiuterò come potrò con quel che vedo e sento. E io? Conduci gli Einherjar fino a qui e proteggi il Bifrost. Il ponte dell'arcobaleno deve resistere. Per Odino. Per Asgard! Per Asgard! Per Asgard! Thor, le forze Jotun attaccano i bastioni di sud-ovest. Usano delle trivelle d'assalto Infernir vicino agli antichi campi di addestramento. Thank you.
andiamo al palazzo. Thor, la battaglia è in parità. Che la tua furia faccia pendere l'ago della bilancia. Thor, la battaglia è in parità. Che la tua furia faccia pendere l'ago della bilancia a nostro favore. Il Gjallarhorn è congelato. Liberalo e usalo per incoraggiare gli spiriti dei nostri guerrieri. Thor, la battaglia è in parità. Che la tua furia faccia pendere l'ago della bilancia a nostro favore. Asgard non cadrà così facilmente. Einherjar, difendete la città! Eliminateli! Il possente Thor ritorna! Furia faccia pendere l'ago della bilancia. Stare a nostro favore. Torniamo al palazzo. Della bilancia a nostro favore. Seconda occasione di gloria!
Andate e difendete la città! Torniamo al palazzo! Thor! Grazie agli dei sei tornato, io... Loki! Pensavo di averti detto di combattere! Stavo combattendo. Ero ai campi di addestramento. Ho visto i demoni del fuoco che avevano una cosa simile ad una bomba enorme. Sono venuto ad avvisarti. Una bomba? Li hai fermati? Con cosa, fratello? Con un'illusione? Con una risposta intelligente o uno sguardo fulminante? Ci penso io. Aspetta. Abbiamo eliminato gli Jotun. Ci siamo sbarazzati degli inferni. Ora tocca a Mangok. Ora, Thor, distruggi Mangok, l'ultimo nemico. Distruggi la bestia che hai scatenato su Asgard. È vero. Nella mia ansia di vendicarmi, ho liberato quella creatura. Lo ammetto. Ma non ho agito senza consiglieri. E al danno che si fa in due. In due si può porre rimedio. Due? Vieni, Mangog aspetta. Padre! Va, figlio mio, finisci quell'abominio.
accecato dall'odio è facile. I tuoi sforzi sono i... Due al prezzo di uno. È finita. La bestia giace morta. E Asgard è ricompensata dal tuo valore. Padre, ho tanto da espiare. È a causa della mia rabbia che questa bestia è giunta fin qui, tra la nostra gente. Io ho creato questa creatura e le ho dato la capacità di distruggere un'intera razza. Potrai pure averla liberata, ma io l'ho creata. E quest'onda grava su di me. Ma siamo salvi, insieme noi. Insieme? Tu dimentichi, figlio mio, che nel sonno di Odino io vedo tutto. La verità e gli inganni. Almeno qualcuno di noi si è riscattato quest'oggi. Padre di tutti gli dèi, non ho parole per ringraziarti di quello che hai fatto per me. Le parole non servono. Il tuo viaggio verso il Valhalla è rimandato. I nove mondi ne trarranno vantaggio. Anime del Vanir, non siete più imprigionate in questa miserabile forma. Io vi libero. L'odio che vi ha formato non generare altro odio. Date incontro al destino che vi siete guadagnati e che per Asgard! Per Asgard!